Ciao ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio della Legacy Challenge. Allora ragazzi, inizia questo episodio dicendovi che oggi c'è la prima stagionale. Praticamente, a parte le vetrine dei talenti, ci sono altri eventi e come voi sapete io ho il, come posso dire, il puntatore delle stagioni a 14 giorni, quindi la prima stagionale televisiva estiva è praticamente al terz'ultimo giorno. Non chiedetemi perché. Allora, innanzitutto frughiamo nelle tasche, noi tra un po' dovremmo andare al lavoro, ma frughiamo nelle tasche per trovare qualche simoleon in più. Perché oggi ho iniziato il video dovendo andare a lavoro? Perché oggi la nostra Danielle molto probabilmente riceverà una promozione. La scorso episodio ci siamo lasciati con un quesito, ovvero cambiare o meno il lavoro alla nostra Danielle, che ha raggiunto praticamente, se oggi avremo la promozione, il livello praticamente 5, raga. E diciamo che io sto registrando subito dopo in realtà, quindi leggerò i vostri commenti after. Devo dire, è piuttosto in gamba, lo sappiamo che è piuttosto in gamba. Ma devo dire che in realtà crea dei contatti, vediamo un po' se riusciamo a fare qualche amicizia in più. Devo dire che anche dovuti ai commenti scorsi ho deciso comunque che cambierà lavoro la nostra Danielle. Quindi io la sto facendo andare adesso al lavoro semplicemente per ricevere una promozione e prendere un po' di soldini che ci serviranno appunto per l'affitto e per appunto continuare a migliorare la casa, però poi cambieremo lavoro e prenderemo il lavoro da politici e io non vedo l'ora. E infatti ragazzi, siamo stati promessi a responsabile comunitaria. Abbiamo ricevuto un po' di soldini, devo essere sincero. Il lavoro più stressante e meno gratificante tra tutti. Rappresenti la società per cui lavori e devi gestire l'accoglienza riservata di volta in volta agli annunci fatti. Talvolta sei amata, talvolta non proprio. Ogni tanto capitano quelle meravigliose giornate in cui tutto fila per il verso giusto, finché la situazione non precipita nella follia pura. Promozione seguente, agente stampa. In realtà, raga, io social network, vediamo un po', potrei fare tutte queste cose, ma non lo farò perché, allora, innanzitutto facciamo questo questo evento, però prima voglio andare in bagno, mangiare e voglio chiamare nuovamente la nostra Mary Guerra. Invitiamo nel lotto attuale e invitiamo anche Lisa in questo caso. Sì, voglio fare, voglio guardare la prima televisiva insieme a loro. Oltretutto non ho ancora modificato gli abiti alla nostra Danielle, ma giuro che appena finisco di registrare questo episodio vado a modificare un po' gli abiti della nostra Danielle, così che appunto poi possiamo utilizzare anche gli abiti che hanno aggiunto con il nuovo aggiornamento gratuito, che ragazzi vi ricordo hanno aggiunto un sacco di roba. Devo essere veramente sincero, come al solito lo dico sempre, fino alle 2. Mary Guerra arriverà molto presto, vediamo se arriva anche Lisa Guerra. Ci siamo cambiati, beh, ripulisci, perché invitare della gente a casa e poi far trovare sporco non mi sembra proprio invita ad entrare. Sta arrivando anche Lisa Guerra, invita ad entrare. Ovviamente, tra l'altro, perché, a parte la nostra Mary, perché ha invitato anche Lisa? Perché la nostra Danielle vuole sapere se ci sono altre scelte, azioni. Forma un gruppo con, oddio, quanta gente, Mary Guerra e Lisa Guerra. Molto molto bene, si può guardare, guarda la TV insieme, ecco. Ma guarda la TV insieme, si può fare? Sì, vengono qui, voilà. Allora, la nostra Danielle ora dovrà comunicare un po'. Ma, amica, vieni a guardare la TV? No, queste si abbracciano le sorelle. Tutto a posto. Ma potete guardare insieme a me la TV, per favore? Guarda la TV insieme. Opla! Allora, la nostra, complimento sincero, e racconto una storia buffa. Ovviamente la nostra Danielle, a cui ora facciamo una bella fotina, chiede alla nostra Lisa Guerra in realtà se ha scoperto qualcosa a riguardo
dei genitori, perché appunto lei aveva chiesto, dato che sa, ragazzi, scusate, no, la foto non viene bene, aveva chiesto alla nostra Liza, essendo Liza una detective, di fare un po' di... Of course, sta dicendo di fare un po' di ricerche, raga, perché appunto lei vuole scoprire che cosa hanno in mente, a così ci piace di più, cosa hanno in mente i genitori e cosa è successo. Ma Liza dice, guarda, i tuoi genitori, essendo super ecologici, non sono assolutamente online da nessuna parte, quindi ogni ricerca sembra portare semplicemente al tuo, diciamo, al tuo certificato di adozione e niente di più. Quindi la nostra, ovviamente, lamentati della festività prima stagionale televisiva, perché la nostra Danielle ovviamente è un po' incredula, perché dice, ma è possibile che non si trova niente? Cosa sarà mai successo? Oh, devo rifiutare perché devo fare con le ragazze, scusami. Ovviamente Liza gli dice, guarda, secondo me io posso provare, posso continuare a ricercare e vediamo se esce a galla qualcosa. In tutto questo però Daniel dice, ok, io invece Mary ti devo dare una notizia. Basta guardare la televisione, vai da Mary e... Ah no, è Mary che viene da noi e le dice, guarda, io ho deciso, oggi sono stata promossa e Mary ovviamente le dice, guarda, ma ancora, cioè, quante promozioni hai? Cioè, stai salendo della carriera velocemente e ovviamente lei dice, sì, lo so, ed è per questo che ho deciso di cambiare lavoro, voglio accettare la tua proposta, quindi voglio assolutamente iniziare una carriera politica perché penso che sia faccia il caso mio, mi sento forte, ho i temi di cui parlare, li conosco, continuerò magari a scrivere un blog a riguardo, però voglio esserci, voglio assolutamente provare. E ovviamente Mary le dà, vedete, è contenta Mary, e Mary le dà il contatto da chiamare per appunto accettare il lavoro. Perché in realtà lei aveva già parlato con il suo capo e sapeva che cercavano. Guarda sta cavolo di prima. Stagionale. Ok, in tutto questo ragazzi, Lisa è diventata buona amica di Danielle. Che bello! In tutto questo ragazzi, volevo dirvi che la reputazione della nostra Danielle è salita a reputazione eccezionale. Quindi in realtà potremmo anche ricevere delle telefonate dove ci propongono appunto dei lavori. Cos'è? Autografo di Thorne Bailey. No, vabbè, adoro, ma si può mettere qui, tipo? No, è solo al muro, va? Che palline. Vabbè, dai, allora lo mettiamo. Aspetta, ora lo mettiamo qui. Fatemi capire il posto dove... Ah, lo potremmo mettere qui, sopra la scrivania, su. Non c'è già... Non ci sono quadri, no. Potremmo metterlo qui, eccolo, adoro. Mentre il diario di Danielle, io lo volevo appoggiare perché sennò mi dimentico e non ci scrivo mai niente. Vediamo se... Ok, lo possiamo mettere qui sopra. Molto bene, questa camera mi piace un sacco, raga. Ok, finisci di guardare la prima stagionale così poi termino l'evento. Lei è stra divertita. Non le ha invitate a cena, eh? Ok. Terminata la festività. Mi 100 Simoneo. Prima stagione televisiva ha avuto successo. La festività prima stagione. Ok, benissimo. Quindi abbiamo innanzitutto stretta una nuova grande amicizia. Conversazione piacevole. Festività eccellente, come potete vedere. Connessione profonda, ragazzi. Superate tutte le aspettative. Adoro. No, ma che vai a letto? Ma no, aspetta. Prima di andare a letto. Saluta le tue amiche, tipo. Ma che fa quella? Si è presa il diario? No! Spettacola sui vicini con Mary Guerra, così lascia il tuo diario. Vai là, ok, e poi con molta tranquillità chiediamo di andare via. Perché comunque raga, lei se ne sta andando, infatti sono le 11 e un quarto, non vi ho invitato a cena, vi ho invitato a guardare la prima televisiva è fatta, quindi rivivi i ricordi, scrivi nel diario, vai!
Non dormire ancora, porca miseria. Ma perché vuole dormire sempre? In realtà, raga, potremmo andare a lavoro e tentare un'altra promozione, ma non mi va. Io voglio cambiare assolutamente lavoro, quindi guardate lei che carina. Avete visto? È uscita la nuvoletta con la cosa della politica. Lei sta scrivendo che in questo momento ha preso questa grande decisione di lasciare il lavoro e dedicarsi alla politica. Quindi io direi di fare la doccia. Ok, lei ovviamente se lo mette nell'inventario, raga, mica lo lascia in giro. Ovviamente, si fa la doccia. E prima di andare a letto, però, raga, io vorrei fare... Ok, innanzitutto facciamo queste cosine qui, aggiorna, cioè rispondi alla posta. E poi, raga, ebbene sì, dobbiamo assolutamente cercare un lavoro. Sì, voglio cercare un lavoro. Comunque i follower della nostra Danielle stanno aumentando. Quindi io spingerei, anche perché appunto, raga, anche nella politica lei dovrà essere un volto noto, un volto conosciuto. Allora, detective, medico, scienziato, attrice. No. Critico, come vedete, esercito, freelancer, ragazzi, quest, artista digitale, programmatrice, scrittrice. Adoro, ragazzi, questa cosa. Sono, ovviamente, li vedete tutti con la stellina, raga, perché sono le carriere che hanno aggiunto successivamente o tramite aggiornamento oppure tramite nuove espansioni. E tra queste c'è appunto la carriera di politica attivista indisciplinata. Quindi iniziamo subito. Daniel deve cambiare lavoro diventando attivista indisciplinata. Sì. Ok, bacheca delle notifiche piene. Lascia la carriera di pubbliche relazioni e deve rilanciare accettando l'assegnazione. Molto, molto bene. C'è qualcosa? No, stanchezza. In realtà questa cosa non le ha causato più di tanto problemi. E in realtà dobbiamo scegliere una causa da sostenere. Quindi per ora dormiamo. Io vi aspetto che lei si svegli e poi continuiamo appunto a giocare in questo modo. Nel senso, continuiamo la storia. Ecco, infatti, raga, siamo di nuovo qui subito perché la nostra Danielle alle 10:20, oddio, beh, ha fatto un po' una seratina con le ragazze, quindi si è andata a coricare un po' più tardi e quindi si è svegliata con tutta calma. Raga, fuori c'è un sole pazzesco. Casa di Danielle, devo dire che è un po' scura, non è proprio luminosissima. Guardate chi c'è! Presentazione amichevole. Però magari ti potevi cambiare carriera politica. Ecco qui, raga, cambia abito, mettiti gli abiti quotidiani. No, prima cambiati e poi presentazione amichevole. Ebbene sì, perché c'è lui, carinissimo. Guarda, mi sono sempre stati sulle balls, ma in realtà ora quasi mi piaciucchia, è proprio carino. Spettacola, lei si presenta e dice ciao. Quindi siete voi, cioè, sei tu l'altro inquilino, chiedi dell'autore preferito di questo pianerottolo. Discuti nel dettaglio della prima stagionale. Ovviamente trova dei modi per conoscere. La nostra Danielle, raga, è una persona amichevole alla fine, è una persona a cui le piace stare sempre sul, diciamo, le piace comunque sempre fare nuove conoscenze, parlare di... è molto interessata, è molto attenta, cioè nel senso è proprio carino con questo barbone. Michelle Vert, nostra mamma. Perché è vestita in quel modo, nostra mamma? Non si sa. Va bene, allora, dopodiché, vabbè, abbiamo parlato un po' con lui. Non è flirtante, e questo lo sapevamo. Ed è un pasticcere, molto bene. Lui entra in casa, va bene. Servi il brunch a questo punto, un po' di macedonia di frutta, magari. Ma perché ti vai a sedere al mio computer? Cioè, nel senso, ora... Erika Coba, Daniele, abbiamo saputo che sei molto celebre, potresti diventare un ottimo guru tecnologico con la tua reputazione. Vedete che arrivano le proposte di lavoro? No, tesoro, ho appena cambiato lavoro e non ho... Ah, si è tagliata. E non ho intenzione di cambiarlo nuovamente, anche perché ora dobbiamo buttarci, raga, nella politica. Sono contentissimo. Come per il social media, anche la politica è una carriera semiattiva, nel senso che possiamo anche lavorare da casa e praticamente fare, come posso dire, sì, si può dire, chiama a tavola. Non so se... Ok, vieni, vieni, visto che ti trovi, facciamo colazione insieme. Molto carino, accidenti. Usa parole proibite. No, non si fa.
Infatti poi davanti alle persone, sfogati, perché? Che cosa è successo? Tesa, nessuna causa politica scelta, ora la scegliamo. Lei ovviamente dice, sono straindeciso su quale causa politica scegliere per la mia carriera. Ovviamente. E lui ovviamente le dà un consiglio, boh, non si sa, in realtà. Io intanto faccio una foto. Sfogati, dai, ci sta, ora ti faccio scegliere una bella. Oh, bellissima questa carta da parati. Ok, vediamo di scegliere carriera politica, scegli una causa. Fondazione contro il crimine, nessun sim abbandonato, parla degli alberi, Simoleon per tutti, uniti per il mondo. Ovviamente nessun sim abbandonato, raga, perché lei è stata adottata e quindi ovviamente sceglie questa cosa. Ovviamente non poteva scegliere altra cosa legale, altra causa da portare avanti. Lei deve puntare sui suoi punti di forza. Raga, prendiamo 16 simoleon. Allora, ok, stagista della campagna. Io però, raga, non abbandonerei social. Ah, che brutto però. Che avevamo imparato a fare quelle cose e ora non possiamo farle più. Non mi piace, aggiungi. Questo mi dispiace, vabbè, io aggiungerei e migliorerei i followers. Comunque lo farei, 20 follower, perché comunque danno un po' di fama, quindi alla fine ci può anche stare. Certo, poi non possiamo frugare nelle tasche. Aggiorna. E questo. Pulisci la vaschetta. Ok, dallo schifo che c'è. Ok. Facciamo il bucato, raga. Aggiungi alla lavatrice. Facciamo il bucato perché ora devo proprio andare. Beh, direi, amico. Già, da appena conosciuti ti sei infilato in casa mia. Lava il bucato. Lava il bucato. Sì. Laviamo il bucato. E poi, raga, io direi di andarci. Non lo so. Potremmo. Cosa c'è qui? Oddio. Scusate, eh. Volevo andare in piazza. Ma si può? Ah, voilà. Volevo andare in piazza. Chi c'è qui? Susanna Bartolini. È sempre presente Susanna Bartolini. Andiamo a guardare allora. Guarda l'esibizione. No, che te metti a guardare la televisione il tuo giorno libero? Voilà, guardiamo. Carini. Guardate quanta gente interessante. Questa deve essere Penny Pizzaz. No, Jasmine Derbida. In realtà, una nostra amica. Brava Susanna Bartolini. Non sapevo che lei suonasse. Perché raga, la cosa bella di The Sims è che hanno aggiunto in galleria, proprio creati dalla Maxis, esattamente 6 famiglie di principalmente The Sims 2, raga. Perché hanno aggiunto la famiglia. Allora, sappiamo benissimo che hanno aggiunto i Bartolini, gli Antonellini, chiamati anche Newbie, se non erro, che io ho già un po' modificato. Bartolini, Antonellini e i Grant, che con l'arrivo di Strangerville, diciamo, ci stava. E poi raga hanno aggiunto anche i Baker che vivevano a Stranizia, che erano quegli scienziati che avevano quel tipo con la cresta nera che praticamente viveva nel sotterraneo, che non ho mai capito bene la storia lì. Poi hanno aggiunto gli Smith, che sono l'altra famiglia di Stranizia. Praticamente hanno aggiunto quasi tutte le famiglie di Stranizia, perché hanno aggiunto anche gli Smith, che erano quelli con l'alieno tecnico di impollinazione. E poi hanno aggiunto anche la famiglia Occhi Aperti, che praticamente uno dei tre, se non erro, era il fratello della no, la famiglia Occhi Aperti, non mi ricordo, avevano un collegamento con Jane Smith, la moglie di tecnico di impollinazione, ora non mi ricordo bene. Comunque hanno aggiunto anche loro e poi cosa hanno aggiunto più? Occhi Aperti, Smith, sì, e Grant. Sì, hanno aggiunto praticamente 6 famiglie, raga. E io sono assolutamente contento perché comunque sono quelle famiglie che poi in The Sims 3, col fatto che c'era un salto temporale, sono state un po' modificate. Ordina del cibo, sì, vediamo cosa possiamo ordinare così impariamo una nuova ricetta. Ordina del cibo. Samosa. Samosa, vai. E devo dire che mi fa molto piacere ritrovare. Oh, qua c'è anche una Jasmine Derbida con cui io condividerei foto. Parla della temperatura. E poi siediti a chiacchierare qui appena prendiamo da mangiare.
Non ci ha dato niente da mangiare il tipo. No, in realtà no. Vabbè, parliamo un po', spettegoliamo dei vicini. E devo dire che nel mio file di salvataggio, nonché, cioè il mio file di salvataggio ancora non l'ho pubblicato, perché lo sto modificando, ci metterò un po' di tempo. Però devo dire che quel file io lo uso sempre come partita iniziale. E oltre a tutte le famiglie che io modifico tramite il makeover, che mi piace tantissimo, mi è ritornata questa voglia di makeover, devo dire che sto aggiungendo anche queste famiglie che comunque sono storiche di The Sims e mi piacciono un sacco. Raga, ve lo volevo dire. Comunque, nei commenti, raga, fatemi sapere cosa. Oddio, ma questa foto potrebbe essere molto più carina del. Oddio. Oh, voilà. Perché, raga, devo dire che le mie foto non sono mai proprio così colorate. E invece questa mi sembra molto colorata. E quindi la volevo un attimo, anche se non si capisce la tizia lì. Cosa voleva al 100. Devo dire, nei commenti potete scrivermi tutto ciò che pensate, fatemi sapere appunto cosa ne pensate di questa nuova carriera, se appunto siete felici. I miei video torneranno credo martedì, perché ovviamente Pasqua e Pasquetta, io sono dell'opinione che le feste non si passano a guardare i video su YouTube, ma si passano con i familiari, con gli amici, ci si diverte in maniera diversa. E nulla ragazzi, se siete nuovi iscrivetevi al canale, se non lo avete ancora fatto, mettete un mi piace se vi siete divertiti con questo video. E nulla raga, io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e ci vediamo al prossimo episodio. Non so se sarà un makeover o sarà un nuovo episodio della Legacy, ma io a registrare questa Legacy mi sto divertendo tanto, spero anche voi. Un bacione dal vostro Daniele Danzu, ciao!